Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video post partita Frosinone Juventus 3-2. E come al solito iscrizione, importante, lo sapete, campanella attiva, like, commenti, fatemi sempre sapere qual è il vostro pensiero qui sotto. Al di là del mal di testa, il commento della partita, seppure è una vittoria, ovviamente quello mi fa piacere, ed è l'unico aspetto che mi fa piacere, però veramente non mi è piaciuta la Juventus. È stata una Juventus, soprattutto nel primo tempo, veramente ferma. Non lo so, cioè, è una Juventus veramente impallata. E se consideriamo che prima io avevo pensato che con l'Udinese, con il Verona e col Frosinone sarebbero stati 9 punti sicuri, 9 punti che avremmo dovuto fare, non dico sul velluto, però senza patemi, tra particolari patemi, abbiamo fatto questi ultimi 3 punti, però il resto veramente sappiamo com'è andata. È inutile ritornarci, però veramente, cioè, non ci siamo. Cioè, poi su una difesa schierata, sul primo gol che abbiamo preso sul pari da parte di Khedira, cioè, in maniera quasi imbarazzante, facciamo crossare, diamo possibilità agli avversari di tentare il cross. Eravamo in 4 o in 5 in area, Khedira ha potuto prendere il tempo, ha potuto fare il terzo tempo e attaccare lo spazio, andare di testa, e nessuno che seguiva, tutti che guardavano. E il gol del pari. E anche lì, ripeto, insomma, cioè, dopo aver segnato un gol avremmo dovuto andare in gestione, o perlomeno in gestione per poter farne un altro, perché eravamo, l'abbiamo fatto al terzo minuto. Il secondo gol, ancora peggio, un'imbucata senza nessuno in contrasto, senza nessuno in uscita dalla palla, senza nessuno riuscisse a chiudere quello che è il Brescianini, se non sbaglio, che ha avuto vita facile, un'imbucata, forse neanche nei pulcini si vedono certe cose. E alla fine, se riesce anche lì, ad essere quasi perculati, diciamo così, da parte del Frosinone, stiamo parlando, che tutto rispetto, però col Frosinone. E lì il 2-1. Poi fortunatamente con Vlahovic che sta tornando, comunque sia, insomma, lui, di lui forse uno dei pochi aspetti positivi di questa gara, siamo riusciti anche a riaddrizzarla, però da lì in poi molta confusione. Poi Chiesa, io insomma sono un estimatore di Chiesa, spero che Chiesa resti, però cioè, quando si gioca con due punte, ipotetiche due punte con Vlahovic, cioè non si può Vlahovic stare lì e Chiesa praticamente con i piedi sul fallo laterale, bisogna che un po' rientri, perché partire da lì ci sta, però insomma essere lì stabilmente anche no, soprattutto nelle partite come questa in cui deve giocare come seconda punta. Purtroppo, ripeto, è una squadra impallata. Purtroppo, secondo me, Allegri ha fatto un po' il suo corso. Cioè, c'è, non lo so, una squadra che non segue tanto quello che è lì, dettami dall'allenatore. E anche se è giunto lì nel pre-partita, come ho riportato anche nel mio pre-partita, nel mio canale, ha detto che pianificheranno con Allegri la stagione successiva. Io spero e conto che si possa voltare pagina e cercare magari di dare una sorta di aria fresca, diciamo così, in panchina, perché non ci siamo assolutamente. Io ripeto, oggi sono felice per Vlahovic che ha fatto una bella partita, per Alcaraz che è entrato e ha dato un po' più di vivacità al centrocampo, per Ildiz che comunque sia quello che non ha fatto Chiesa, nel senso giocare un po' più vicino a Vlahovic ha dato qualche magari soluzione in più, perché quando giochi magari insieme un po' più vicini c'è la sponda, il triangolo, l'appoggio, cioè puoi fare affidamento su un altro, ma se un altro è a 30 metri perché sono con i piedi sulla linea del fallo laterale, no. Sinceramente è difficile dialogare con una cosa del genere. Abbiamo fatto 3 punti importanti, perché correvamo il rischio veramente che questa volta il Milan potesse in qualche modo agganciarci se fa risultato con l'Atalanta, cosa che ovviamente non è facile, ma non è neanche impossibile. La prossima col Napoli, col Napoli non bisogna permettersi distrazioni, tra l'altro siamo anche a Napoli, quindi fuori casa. Veramente io sono un po' avvilito, insomma, da questa partita. È stata una partita dura da parte della Juventus, una partita che è stata interpretata male, secondo me, per almeno 3/4 della partita. Poi vabbè, abbiamo vinto grazie a quel jolly di calcio d'angolo di Rugani, però non si può fare affidamento a botte di fortuna
diciamo così, in zona Cesarini. Non si può sempre fare così e bisogna gestire meglio la gara perché è veramente intollerabile una squadra così. È intollerabile una squadra rinunciataria, è intollerabile una squadra che si fa infilare in quello che era la zona del campo fino a un po' di tempo fa, quindi la difesa, che spesso e volentieri veniva decantata come un reparto solido. Invece adesso si sta dimostrando una sorta autentica gruviera per tutti i buchi che sta facendo. Una volta prendevamo pochi gol, adesso nelle ultime 3-4 partite ne abbiamo prese veramente tantissime, forse anche troppe. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è assolutamente importante, fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto. Forza Juve!